Buonasera, buonasera amici telespettatori, eccoci come sempre nel nostro salotto del giovedì, come sempre proveremo a raccontarvi con l'intrattenimento storie, personaggi e novità, e questo è quello che ci spetta, quindi l'informazione è un po' il filo conduttore del nostro modo di raccontare le notizie, naturalmente come sempre da questo borgo storico dal 2002 in onda sulle frequenze di Umbria TV fino alla scorsa stagione. Da questa stagione siamo nel canale 11 PRG del digitale terrestre, quindi come sempre una squadra di grande livello a partire dalla linea musicale, Matteo Gentili, grazie, e naturalmente chiuderemo l'ultimo appuntamento prima di Natale, giovedì prossimo sarà vigilia, per cui noi faremo pausa, faremo delle riflessioni, anche se forse saremo in attesa di PCM ancora più rigidi, ma questo ne parleremo. E Alessia Bragiola, buonasera, con lei andremo ad interagire attraverso le idee da casa, quindi ci saranno i numeri di sovraimpressione, notizie, curiosità, grafiche, volley, maschile e femminile, quindi non ci annoieremo. Da questo lato l'artista della matita, buonasera, che lei con la sua mano davvero magica, delicata, riesce a costruire foto, non ritratti, perché è quasi un'offesa parlare ritratti, ma sono foto. Grazie, davvero meravigliose. Grazie, ben ritornata ovviamente. Facciamo un saluto velocissimo a Ida Di Falco, che ci segue da casa, e stasera un regalo anche per lei. Bene, bene, ovviamente, e naturalmente questa sera abbiamo scomodato un giornalista Rai, naturalmente di testata giornalistica regionale, Riccardo Milletti, grazie per aver scelto questa idea, poteva fare tante altre cose, già che fra un paio di giorni è il suo compleanno, il tuo compleanno, ci diamo dell'informale, quindi del tu, e quindi potevi fare altre cose, però hai scelto questa idea, racconteremo tante belle cose, perché un giornalista Rai, ovviamente, non a caso riesce a ricoprire ruoli davvero molto particolari. Grazie. Grazie a te, Gianni. Clara Pastorelli, la nostra bella assessore della nostra regione, quindi assessore allo sport e al commercio. Questa sera è una serata davvero un po' particolare, perché proveremo come sempre a raccontare in un momento davvero dove gli affollamenti sono vietati una bella Perugia, una città illuminata con delle immagini bellissime da Palazzo dei Priori, dalla cattedrale, e quindi c'è un video bellissimo, tra l'altro è costruito dagli artigiani commercianti della città, tra l'altro c'è un po' di peruginità che io adoro in particolar modo, e poi naturalmente non possiamo non ritornare un attimino a ricordare quel meraviglioso personaggio che ci ha lasciato, grazie anche alle idee di Clara Pastorelli, al Renato Curi, questo glorioso tempio del divertimento, quantomeno negli anni passati, Riccardo, era un catino molto particolare che per venire a prendere i punti era davvero complicato. Oggi è leggermente più facile, ci auguriamo che possano ritornare quei momenti. Non possiamo non ricordare un campione, Perugia ci ha vissuto solo un anno calcisticamente parlando, ma lui nel 1982 insieme a un gruppo meraviglioso di ragazzi ci ha regalato un mondiale meraviglioso, si è svegliato d'un tratto,
dal Brasile in poi è nata qualcosa, una storia davvero meravigliosa che io quel 9 giugno 2012 alla terrazza del Mercato Coperto ero presente. Naturalmente rivedremo delle immagini, quindi c'è una bellissima dedica che porto nel cuore. Lui non c'è più, ma ha lasciato davvero dei segni indelebili. E quindi poi nella parte finale di questa serata ascoltiamo Federica Cappelletti, la sua bella moglie, la sua bella perugina, giornalista bravissima, che con dei minuti racconta un viaggio davvero bello. Io con l'occasione cercherò di raccontare, perché ho caricato quelle immagini di quel 2012, io sono sempre leggermente presente laddove ci sono dei momenti da ricordare e da raccontare. La memoria è sempre un patrimonio meraviglioso, quindi lo caricate già nel mio sito dell'Arciteatro, che poi dal momento che ho voluto per questo Natale, visto che è l'ultimo appuntamento prima di Natale, magari ci saranno commedie, storie, curiosità, solidarietà, quindi un mondo, il mondo dell'Arciteatro davvero molto bello. Allora, Clara, parto proprio da te. Rivisitiamo con delle immagini anche toccanti un momento che però Perugia ancora una volta si è distinta. Forse bisognava creare le condizioni per ricordare in maniera più netta il campione Paolo Rossi, e credo che è stata nella disgrazia di aver perso un personaggio meraviglioso un momento in cui Perugia si è elevata. È vero, grazie. Noi abbiamo ovviamente delle immagini che dalla regia Moreno Orellini questa sera al Ponte di Comando può iniziare a far scorrere. Rivisiteremo questo momento davvero particolare, toccante, però dovevamo fare così, e credo che Clara ha coordinato sapientemente delle belle cose. Allora, grazie, parliamone. Innanzitutto per l'invito, questa sera è sempre un piacere venire qui. Sì, è stata veramente una bella celebrazione. Grazie a Perugia, grazie ai perugini, grazie anche ai tifosi che sono stati lì presenti con passione, ordinati con il cuore. Si è organizzata questa celebrazione ovviamente in poco tempo, però credo sia venuta veramente una bella cosa, molto apprezzata e sentita dalla città, dalla famiglia, da Federica, dalle figlie. Con il sindaco e l'assessore Merli abbiamo accolto la salma il giorno di venerdì, è stato un momento molto toccante al nostro cimitero monumentale, eravamo lì con lui, e il sabato questa bellissima celebrazione grazie alla collaborazione ovviamente del Perugia Calcio, la presenza anche del presidente Santo Padre, delle parole toccanti da parte di tutti, sì, da padre Mauro, da Federica ovviamente. Complimenti anche al sindaco, perché ha saputo rappresentare con le sue parole lo spirito di un'intera città e di tutti anche i tifosi, del presidente Santo Padre. E veramente una giornata di sole bellissima, non poteva secondo me che venire meglio di come è venuta, e era un gesto giusto per quello che ha rappresentato questo campione a livello nazionale e internazionale, a livello sportivo, ma poi si è voluto anche mettere l'accento su quello che era la sua persona, la sua umanità verso i giovani, che per me sono sempre al primo posto, quindi anche nello sport. La sua umiltà, la sua gentilezza, educazione che ha messo nell'Academy per i giovani ragazzi sportivi, ma nelle tante associazioni anche di volontariato che lui ha seguito nel corso della sua vita. Motivo per cui è venuto anche quella giornata sul campo, la volontà di poter intitolare un qualcosa, una parte anche dello stadio, o non solo, quello lo vedremo con il tempo, ovviamente in accordo con Federica, che lui se lo merita davvero. Assolutamente, con Federica, legato sicuramente a un qualcosa che sia in prospettiva del futuro, e quando si pensa del futuro si pensa ai giovani, alla parte giovanile. E è stato bellissimo, io l'ho conosciuto personalmente nel 2019 quando venne a Perugia per l'organizzazione di Pablito Great Emotions, la mostra itinerante, che tanto con abbiamo la tappa. 90 secondi molto belli che rivedremo tutto d'un tratto con una gran bella musica, sì. Ma
Li rivedremo fra un po'. Ed è stato bellissimo, abbiamo l'amministrazione per quello che ha potuto, insomma, ha cercato di organizzare insieme a Federica questa bella mostra che è avvenuta alla Rocca Paolina nella sede del CERP in collaborazione anche con la provincia di Perugia. C'è stata una bellissima giornata anche al Curi con il Perugia Calcio, al Museo del Calcio, è stato veramente un giorno bellissimo. E quindi ecco, questa perdita a distanza di poco più di un anno è stata forte anche per la città. Però è stato un momento fondamentale per ricongiungere una figura così, così importante che a Perugia, come è stato detto, è stato di passaggio per un anno, ma molto molto importante, simbolico. Assolutamente. E doveva essere chiuso questo cerchio con questa celebrazione, perché era la giusta celebrazione per un campione sportivo e umano come Paolo Rossi. Senti Riccardo, un anno davvero maledetto, questo Covid ci ha portato via davvero tantissime persone, tantissimi cari, questo non doveva capitare, ma evidentemente nel segno del destino ci sono delle strane traiettorie e ci sono venuti a mancare. Non credo che Paolo Rossi abbia subito la perdita della vita attraverso il Covid, ci avevamo capito una malattia. Però ci sono delle persone veramente che ci hanno colpito, quasi non credevamo, il suo sorriso davvero contagioso, quindi un bravissimo giornalista come te, con tra l'altro appassionato di sport, non possiamo credo che ricordare diverse cose. Tu ovviamente quando sei nato il terzo mondiale dell'Italia già era vinto, però naturalmente le sue gesta, i suoi ricordi sono stati nel tempo sempre raccontati, anche quel 2012 in occasione di questo bellissimo momento, quindi con questo palcoscenico fantastico su Perugia, quindi tantissima gente, e quindi Paolo Rossi è stato davvero un eroe. È stato un eroe, io sono convinto che forse proprio questo anno, per purtroppo le restrizioni, i divieti, le privazioni che ci ha portato, nel ricordo di Paolo Rossi, io ho visto anche la cerimonia che c'è stata a Vicenza e poi quella di Perugia, abbia creato una sorta di intimità. Secondo me è stato molto intimo, con la partecipazione sì, dei tifosi che hanno fatto sentire che c'erano e tutto il loro affetto, però poi è stata una cerimonia intima, come purtroppo imponeva il momento, eppure molto toccante. Io penso che ci saranno tantissimi modi, ho sentito prima di venire qua da te, sentivo che ad esempio c'era anche un'altra proposta, quella di intitolargli il titolo di capocannoniere, no? Della Serie A a Paolo Rossi, perché giustamente veniva detto è stato capocannoniere della Serie A, della Serie B e del Mondiale ovviamente, qualcuno ha detto ha segnato meno di qualcun altro, no? Però tutti quelli che ha segnato sono stati di una pesantezza incredibile, sì, no? Esatto. E quindi insomma verranno i modi per ricordarlo anche con più folla, con più calore e diciamo in situazioni, no? Che prevederanno anche più partecipazione, però intanto queste due cerimonie secondo me sono state veramente un degno ricordo anche della personalità di Paolo Rossi, che hai ragione tu, io non ho vissuto e quindi sono i racconti, no? Di mio padre, quella è la generazione, no? Di chi seguiva il Perugia allora, e veramente intimo anche lui, no? Perché era molto anche introverso, aveva sempre questo sorriso, però tutti ne parlano come una persona introversa, no? Anche fragile se vuoi dentro, che poi fuori magari aveva questo sorriso e faceva anche del gran bene a tutti. E quindi sì, veramente è stato ricordato nella maniera che meritava, più degna. Riguardo all'anno purtroppo speriamo, ecco, insomma, ti finisca, facciamo il countdown, meno 14, quindi ci siamo quasi. Purtroppo l'unico problema è che siamo già all'inizio del prossimo e siamo nella stessa situazione. Condizioni. Dobbiamo cominciare a pensare al prossimo, no? E provare ad organizzarci perché possa andare un po' meglio e possiamo uscirne il prima possibile. C'è la cosa che in qualche maniera, Riccardo, ci ha colpito di questa stagione, e diciamo che in qualche maniera lo sport tiene alto un po' il morale, anche se praticamente parliamo di uno sport un po' diverso, perché la cornice del pubblico è sempre un valore aggiunto di fronte a un evento sportivo. Giocare in Italia Flex per la pallavolo, in altre palestre e soprattutto nel
campo di calcio a 11, che sia erba vera o sintetica, vedere che praticamente gli asfalti vuoti è davvero una tristezza. In qualche maniera però questo ci rende in qualche maniera più tranquillo, perché guardare un evento sportivo per un attimo non pensiamo a questa pandemia davvero terribile, che penso che il mondo non si meritava. È accaduto per fortuna attraverso Pfizer, arriverà Moderna, stanno arrivando i vaccini, magari chissà che prima della fine dell'anno addirittura ci possano essere le prime somministrazioni. Anche questo vuol dire ritornare forse con la mente a una normalità, che possiamo aggiungere, Riccardo? Sì, possiamo aggiungere, credo, che però purtroppo sarà un processo lungo, abbastanza lungo, del quale vedremo gli effetti forse alla fine dell'anno, no? Che verrà. Speriamo prima, magari verso magari un po' prima, però ci vuole primavera inoltrata, cerchiamo di accorciare. Ci vuole pazienza, secondo me. Ci vuole pazienza, Clara, perché la vita a volte ti pone di fronte delle situazioni che credo neanche i maghi con esperienze decennali potevano immaginare, che in un vivere di grandissimo ritmo, tecnologie, problematiche, perché il mondo è come sempre complesso, quasi 8 miliardi di abitanti, non tutto può filare per il verso, però quando arriva un virus che praticamente mette tutti con le spalle al muro è davvero dura. Però lo spirito umano è colui che ci deve in qualche maniera far capire che passerà anche questa, sono passate le guerre, no? Ricordiamo che quest'anno i dati dell'Istat, ci sono stati gli stessi morti nel mondo, non solo ovviamente per il Covid della Seconda Guerra Mondiale, quindi parliamo di numeri davvero terribili, però evidentemente senza le armi doveva accadere anche questo. Un anno terribile, speriamo ne usciremo più forti, più maturi. Io rappresento lo sport e il commercio, il Comune di Perugia, quindi per mia natura, carattere, ho uno spirito propulsivo, guardo avanti e sono piena di speranza, necessariamente, perché poi questi ambiti sono quelli, tra l'altro, in questo anno più penalizzati. Però lo sport è speranza, è forza, è impegno. Assolutamente. E quindi io vedo, ecco, nel Comune di Perugia le tante società, i tanti club, come hanno affrontato questi mesi difficili, i primi di lockdown, ma anche una quasi ripresa con un successivo di nuovo stop o semi-stop per alcuni, con veramente tanta forza, tanto impegno, tanta disciplina, perché sono stati al rispetto delle regole tutti, e questo è fondamentale, perché hanno dimostrato veramente la maturità e quei valori che comunque lo sport trasmette. Tante, tante difficoltà ovviamente per poter sopravvivere e poter pensare a una qualsiasi associazione anche a gennaio, per finire l'anno sportivo, da gennaio a febbraio, le tante scuole, no? Di qualsiasi disciplina. Certo. Però lo sport è veramente è speranza, io le conosco, insomma seguo sul territorio una ad una e so dell'impegno che stanno mettendo. L'amministrazione comunale, per quello che ha potuto, oltre alla vicinanza, anche dei piccoli aiuti, sussidi economici per questo anno, perché tanti anche nella ripresa di giugno hanno magari attuato dei campus estivi per i ragazzini, oppure hanno comunque attuato tutti quei protocolli necessari per la ripresa delle attività. È ovvio che alcune discipline in alcuni impianti, penso a quelli natatori, hanno delle spese di gestione che sono enormi. Enormi e che magari, ecco, di cui si parla poco, si conosce anche poco, e quindi l'amministrazione comunale sta cercando di stare anche vicino a loro, anche economicamente. Per quanto riguarda il commercio, è sotto gli occhi di tutti, una situazione difficilissima per tutti, soprattutto nei centri storici, sì. Penalizzati in tutta Italia per scelte e
politiche o comunque che sono venute nell'arco del tempo e che hanno, diciamo, creato grandi difficoltà ai centri storici, è ovvio che in questo anno i problemi sono aumentati. È notizia recente di ieri che la Regione Umbria ha dato dei supporti per i lavoratori autonomi, dove rientrano appunto anche i ristoratori, insomma commercianti purtroppo dei centri storici, anche i gestori degli impianti sportivi, i lavoratori autonomi dello sport. Si cerca ovviamente di poter passare quest'inverno, perché come è stato detto la luce e gli effetti veri si vedranno poi con la primavera, con l'anno sportivo 2021-2022. E ci auguriamo davvero che per quel momento tutto il mondo sia ritornato a posto. Allora, prima di fermarci, io direi, sempre grazie alla regia, e quindi ritorniamo su quel bellissimo museo di Paolo Rossi con la Rocca Paolina, e però quel filmato lo vediamo dopo. Ecco, ci ha colpito della sua umanità anche Alessandro Rossi, parliamo del figlio che ovviamente era presente, e ai microfoni di Marco Taccucci ha raccontato questo. State a ascoltare. Alessandro Rossi. Ecco, sta per arrivare. Naturalmente ricordo che questa è la settimana di Telethon, quindi poi ricordiamo che dopo le 22.30 faremo il collegamento con Paolo Gallina, il responsabile per l'Umbria, parleremo un pochino. Quest'anno purtroppo per la questione della pandemia non possiamo assolutamente fare iniziative per raccogliere fondi per la ricerca, però ci sono dei cuori, ne parleremo, entrerà fra un pochino un numero in sovraimpressione, perché volendo tutti coloro volessero prenotare questa grande idea, 12 euro, si creano le condizioni per fare dei fondi molto importanti per garantire la ricerca delle malattie rare, e questo però ne parleremo dopo. Ora è pronto, vedo dalla monitor Alessandro Rossi, ascoltiamo che cosa ha detto sabato a Marco. Papà, ben sapete, era uno di noi e quindi era giusto che tutti potessero dare l'ultimo saluto. Sorriso, sicuramente. Sorriso e la positività, la voglia di vivere e la generosità. Sei stato mai a Sì, sono venuto tante volte insieme, città che amo anch'io, bellissima, e siamo stati tante volte qui insieme a mangiare o per lavoro, e ecco, abbiamo un bel ricordo. Abbiamo un bel ricordo. Era giovane, ma era già molto conosciuto nel mondo del calcio. Sì, era molto giovane, ma niente, mi è rimasto un ricordo indelebile, e sono quelle cose naturali, è rimasto un feeling naturale fra Perugia e papà. Anche quella storia della sponsorizzazione, no? Già di per sé è una storia che fa storia. Sì, assolutamente sì, certo. Sì, è stato un po' il cambio di generazione tra un po' il vecchio calcio e il nuovo calcio di quegli anni là, ovviamente, e ecco, lo ricordo così. Perché tu l'hai vissuto da figlio, ma tuo papà è stato un grandissimo calciatore, no? Rivedendo quelle immagini, quelle gesta, quelle imprese, che cosa, quando hai cominciato a conoscere anche la sua storia di calciatore, che inevitabilmente da bambino, tu sei nato nel 1982, non hai ricordi, ma i ricordi si sono formati nel tempo, ecco, che cosa pensi? Sono molto orgoglioso, un gran campione, prima di tutto un gran papà, e niente, come ha regalato emozioni a voi, anche a me, stessa cosa, e ne vado tanto fiero, tanto orgoglioso. Questi anni è proprio il fatto che lui si sia legato indissolubilmente alla maglia della nazionale. Per lui rappresentare quella maglia è stato un grande onore, un grande orgoglio. Io ho vissuto in tante città, ho indossato tante maglie, però quella della nazionale me la sento veramente addosso. Se qualcuno mi identifica in qualcosa e mi identifica nella nazionale, a me fa solo che piacere. Sono belle parole, no? Sì. Un momento anche particolare, un momento storico come questo, in cui forse a volte si perde un po' troppo questa identità. Sì. Sì, è vero, papà era attaccatissimo alla nazionale, e per lui è stata l'esperienza più incredibile della sua vita, l'ho sempre detto, per me entrare in nazionale è stato come toccare il cielo con un dito.
E abbiamo ascoltato Alessandro Rossi. Allora, prima di fermarci per la prima pausa, ma abbiamo la musica, le curiosità che arrivano, stanno per arrivare, sono nel primo binario, quindi prontissimi. Abbiamo proprio sempre quel ricordo bellissimo del museo di tutti i cimeli, proprio di Paolo, alla stupenda Rocca Paolina, che è il nostro palcoscenico meraviglioso per raccontare momenti davvero di gloria. Allora, credo che la regia è pronta per rivisitare quel momento, davvero un bel collage, 90 secondi che stiamo per vedere, stanno per andare in sovraimpressione e quindi noi siamo in attesa che tutto questo possa arrivare, se no noi leggiamo le curiosità, andiamo con la musica. Andiamo con le curiosità. Grossi guai per i troppi grassi. Un signore 38enne che vive in California pesa più di 300 kg. Caduto, ha potuto essere risollevato unicamente dai vigili del fuoco, accorsi con un carro attrezzi. Alla conclusione della sua sfortunata avventura, il mai capitato ha giurato di mettersi a dieta. E beh sì, sarebbe preferibile, almeno crediamo, Matteo. Allora, siamo in un mese particolare, oggi siamo a ridosso davvero a questo Natale 2020 che ci ricorderemo sicuramente. E allora come iniziamo, Matteo? Antonello Venditti, in cui è contenuta una frase insomma dedicata al grande Paolo Rossi, mi aggancio al vostro discorso. Eravamo 34, quelli della terza, tutti belli ed eleganti tranne me. Era l'anno dei mondiali, quelli del 66, la regina d'Inghilterra era Pelé. Ma sta crescendo come il vento questa vita mia, sta crescendo questa smania che ci porta via, sta crescendo, oh, come me. Eravamo 34, quelli della terza E, sconosciuto il mio futuro dentro me. E mio padre una montagna troppo alta da scalare, nel paese una coscienza popolare. Ma sta crescendo come il vento questa vita mia, sta crescendo questa rabbia che mi porta via, sta crescendo, oh, come me. La giovane Italia cantava e la 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 la. Davanti alla scuola pensavo viva la libertà. Tu dove sei? Ancora mia, yeah. Nasce qui da te, qui davanti a te, Giulio Cesare. Adesso arriva la frase quella proprio un po' lunghina. Eravamo 34 e adesso non ci siamo più. E seduto in questo banco ci sei tu. Era l'anno dei mondiali, quelli del 66. Paolo Rossi era un ragazzo come noi. Questo era Antonello Venditti, grazie. Grande Antonello. Allora, grazie, noi andiamo in regia. Prime idee commerciali, state con... Ride a single sleigh tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.
All the time is the Reinhardt and Hoffer playing. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. All the time is the Reinhardt and Hoffer playing. E non poteva mancare un qualche cosa che è molto in linea con il periodo e con le festività. Allora, adesso andiamo a leggere una curiosità dalla Cina. Un parco a tema in Cina ha trovato una formula vincente per aumentare il numero di visitatori, specialmente nei mesi estivi. Offrire uno sconto alle donne in minigonna. Il prezzo speciale, lo sconto del 50%, ha luogo in presenza di gonne di lunghezza inferiore a 38 cm. Questa promozione è un incentivo per le nostre ragazze a mostrare a tutti la loro bellezza. Questo ha dichiarato la dirigenza del parco. Hai capito quali cose si inventano questi cinesi? E allora abbiamo recuperato attraverso Facebook questa bella storia che vogliamo subito mettere in sovraimpressione. Siamo qui perché oggi c'è la tua splendida inaugurazione, tu hai fatto sognare tutti, nell'82 hai vinto i mondiali, hai fatto, mi hanno detto, nei quarti di finale 3 gol al Brasile. Ho studiato? Hai studiato benissimo, siamo al buio qua, è una galleria, è un percorso bellissimo sto mini metro, tra l'altro non è la prima volta che io prendo. Bravo. Perché già più volte con mia moglie che è perugina. Che salutiamo, Doc, Federica, perugina Doc. Lei mi fa prendere sempre il mini metro per andare su al centro. È un piacere per me essere qua, tornare qua dopo tanti anni. Io qua ho giocato 40 anni fa ed è un'emozione grandissima tornare oggi a distanza di così tanti anni in occasione di una mostra che celebra un po' gli anni 80 e soprattutto il mondiale dell'82, che è quello che a noi preme di più, nel senso di far conoscere alle generazioni dei ragazzi e dei giovani di oggi quello che sono stati gli anni 80 e quello che è stato quel mondiale, perché ha lasciato una traccia davvero importante. Paolo Rossi era un ragazzo come noi. Molto bello, quindi un saluto a Laura Cartocci, Daniele Tacconi, quindi personaggi che Perugia ha conosciuto molto bene. Ma delle immagini, Daniele, abbiamo raccontato del tuo compleanno, anche se gli auguri si fanno il giorno del compleanno. Oggi è il compleanno di Papa Francesco, se non vado errato, quindi 84 anni, un grande Papa. Domani è il compleanno di Ilario Castagnier, che scorgeva dalle immagini, quindi Perugia è una piccola storia ma foriera di grandissimi personaggi, quindi anche questo personaggio da Conegliano Veneto, crediamo, è venuto a scrivere delle pagine bellissime. Tra l'altro domani sera in Umbria, attraverso il direttore Giacomo Marinelli Andreoli, ci sarà uno speciale molto particolare, quindi invitiamo il nostro pubblico a non abbandonare mai le frequenze della nostra rete. E quindi che possiamo aggiungere nel tuo mondo trasversale, nella tua memoria storica, Riccardo? Secondo me che sono due figure legate, quella di Castagnier e quella di Rossi, due figure importanti del passato storico del Perugia e soprattutto di quando Perugia forse anticipava i tempi, no? Cioè nel senso era precursore proprio a tutti. Questo era secondo me quel tipo di società e quello che anche città più importanti, piazze più importanti della nostra anche calcisticamente riconoscono, cioè che c'era una marcia in più che poi è tornata qualche anno dopo con interpretazioni anche se vuoi completamente differenti, sì, no? Anche come personalità, anche come stile e come modo di vivere. Ti riferisci al periodo del grande Big Luciano Esatto, Gorucci. Esattamente, però c'è sicuramente un filo conduttore che fa di Perugia una realtà importante che tutti conoscono e menzionano. Parliamo ovviamente, io adesso sto parlando della comunità degli appassionati di calcio, no? Adesso, certo. In questo frangente, perché è veramente una squadra di nicchia, se vuoi. Ci sono figure che hanno segnato l'immaginario politico, penso a Solier per esempio, sì, no? Che ha segnato anche qui con la maglia del Perugia anche l'immaginario politico, non solo sportivo.
che ci sono tanti piccoli aneddoti che secondo me, non lo dico perché, no? Sono i colori che tifo e perché è la mia città, che però fanno sì che sia una piazza molto interessante dal punto di vista calcistico. Senti, credo proprio per tutti gli appassionati. Chiederò ovviamente il commento anche di Clara fra un attimo, ma per stare proprio ai nostri giorni, quindi abbiamo vissuto delle ere importanti, quindi la seconda metà degli anni 70 io ero nato, ero piccolo, tu non eri nato, ma quel Perugia aveva fatto capire che volendo dalla provincia con delle grandi idee si poteva competere con le grandi metropoli. E questo era il periodo di D'Attoma e Castagni e Ramaccioni e tutta quella bella storia, anche Franco Vannini che tra l'altro ha lasciato la sua testimonianza sabato mattina proprio di un grande appunto personaggio come abbiamo ricordato Paolo Rossi. Invece per parlare di questo Perugia che ci fa un pochino arrabbiare perché ritornare in Serie A era un pochino il nostro grande sogno, no? Dopo il periodo che sono passati questi 7 anni, no? Che comunque dobbiamo tenere presente che il personaggio Massimiliano Santopadre è un personaggio attento ai dettagli, ai conti, perché poi Perugia la gente viene volentieri. Perugia vuole di più, perché quando tu hai vissuto un palcoscenico bello vorresti quantomeno ricalcarlo, però ci sono anche grandi città, forse superiori a Perugia, che fanno la stessa categoria, appunto la C, che è un campionato dove si soffre un po', perché tra l'altro Riccardo, questo campionato, mentre i Laterni stanno dominando, Perugia sta sì dimostrando che siamo un bel collettivo, però forse dobbiamo aumentare i giri nel motore, quindi dalla tua altissima competenza che profilo possiamo raccontare? Considerando che poi sabato c'è il big match che grazie a Umbria TV che trasmette la terza diretta di questa stagione, quindi una grande eccellenza per il popolo televisivo, perché il nostro editore ha cercato di regalare questo momento bello, quindi sabato dalle ore 15 dal Nereo Rocco, il grande stadio di Trieste dell'ex tra l'altro milanese, insomma un personaggio dei tempi, no? Racconteremo un Triestina Perugia, chissà. Triestina Perugia, partita difficile, la prendo un po' più larga e comincio, no, a rispondere dalla squadra. Grazie per la competenza riconosciuta innanzitutto. Ma è una grande verità. Sulla fiducia, no? Perché no, ancora. No, ma assolutamente. No, vabbè. Quando si viene in piazzetta già c'è un bello. No, a parte gli scherzi. Un bello storico, insomma, delle persone. E veniamo da un'annata sanguinosa che abbiamo archiviato. Ci siamo impegnati, Riccardo, a retrocedere la scorsa stagione. Tantissimo. E però ci è riuscito, purtroppo, aggiungiamo. Ci è riuscito, sanguinoso è proprio l'unico aggettivo, senza, no, adesso scomodare cose scabrose, però l'unico aggettivo che mi viene per descrivere l'annata dell'anno scorso, sportivamente parlando. E vabbè, siamo ripartiti e io penso che sia molto complicato per questo Perugia, senza uno sforzo adesso, tra un paio di mesi, provare a vincere il campionato, che poi è l'unico modo per avere la garanzia di tornare in Serie B, dove ci eravamo lasciati, perché i playoff sono una giungla che neanche devi considerare, cioè tu vai ai playoff e dici ciò, no? Il 2-3% di possibilità di, perché questo ti devi, sarebbe dura ovviamente, auguriamo a tutti i roll e al Pari, perché in questo momento ci precedono, di darsi da fare nei playoff, ma questo primo posto del Perugia deve arrivare con il grifo proprio quando va a graffiare. Trieste è una partita importante, molto molto, perché la Triestina è una squadra forte e che voleva salire in Serie B dichiaratamente all'inizio dell'anno, all'inizio della stagione, che ha investito e che poi si è trovata male in classifica, ha cambiato guida tecnica, ha chiamato Pillon che è un volpone della categoria e che tendenzialmente partite di questo genere le gioca tutti dietro e vediamo che fate voi, di fatto, magari verrò smentito, però più o meno me la immagino così, quindi molto difficile, però allo stesso tempo determinante, perché se cominci ad accumulare altri 2-3 punti su due squadre, perché poi la corsa è anche capire se la fai su una è un conto, se la fai su due, perché al momento, no, io anche fino a poco tempo fa consideravo il Padova, e poi però ancora in realtà il Sutterol è lì e quindi sono due le squadre. È quasi un paradosso, perché comunque col Padova abbiamo vinto
Bene, un 3-0 senza se, senza ma, con il Sud Tirol abbiamo pareggiato su, ma abbiamo fatto una bella gara, eppure ci precedono. Quindi queste 7 vittorie, 6 pareggi, appena 2 sconfitte fanno capire che Perugia è di sicuro una struttura molto organizzata, soprattutto dietro non riusciamo a subire, però a centrocampo a volte si cincischia, come utilizziamo poi il nostro termine perugino, perché non riusciamo ad essere di buoni interditori, soprattutto dei buoni propulsori, e il centrocampo, tu Riccardo mi insegni che è un po' l'anima. No? È come la pubblicità, il commercio è l'anima del gioco, quindi senza il quale a volte si soffre. Però chissà, magari che arriva una svolta da Trieste, una gara importante, e poi con il Ravenna il 23 alle ore 17:15. Tra l'altro avremo un bel perugino che ha fatto una bellissima carriera, Marcello Castellini, ospite, quindi sarà proprio qua in diretta in piazzetta con il programma. Quindi perugini che hanno fatto bene ce ne sono. Quindi sei fiducioso al di là della difficoltà, perché comunque Perugia rappresenta, soprattutto nel suo reparto più organizzato, a parte le prime giornate con molti gol, a parte Mantova, una squadra che non si fa superare, basta solo... Che possiamo suggerire a Caserta? Io sono fiducioso? No, niente, per carità, assolutamente. No, se Caserta ascolta i consigli miei è messo male, no? Dai, assolutamente niente. Però sono molto fiducioso, e sono molto fiducioso in Fabio Caserta, perché secondo me, oltre ad essere propositivo come allenatore, è anche uno che te la racconta sempre sì, assolutamente, molto schietta, molto diretta, e non fa misteri. E, mi piace, gioca un calcio propositivo, e credo che abbia quasi tutte le armi che gli servono per fare bene e per provare a vincere il campionato. La battaglia. Quindi se togliamo quel quasi... E magari mi richiami fra 2 o 3 mesi, no? Abbiamo comprato un centravanti forte. Potrebbe accadere. Adesso, cedendo dove possiamo cedere, perché chiaro, abbiamo abbondanza, no? Soprattutto abbiamo a centrocampo. Abbondanza soprattutto a centrocampo, e quindi magari sarò ancora più fiducioso. Comunque confermo che Caserta è davvero una bellissima persona, proprio sabato nel Prato del Curi abbiamo fatto anche una bella chiacchierata, quindi una persona con l'occhio svelto, scaltro, concreto, efficace, quindi semplice, umile, e alla peruginità clara piacciono queste persone, no? Quindi, io ho assistito a 2 partite quando ovviamente era consentito l'accesso al pubblico, e proprio anche seguendolo nella direzione della partita dei suoi giocatori si vince questi aspetti molto, molto. Senti Clara, l'assessore allo sport vorrebbe sempre che soprattutto un po' il locomotore, che è sempre la prima squadra calcistica di ogni città, che ogni anno si potessero scrivere delle pagine bellissime, però lo sport, anche gli altri hanno i nostri stessi obiettivi, non sempre facile. L'anno scorso è andata, non possiamo parlare del passato, però ci siamo rimasti un pochino male, no? Quando a Ferragosto quella retrocessione, poi dopo tutta la telenovela, Oddo a Pescara, tra l'altro poi esonerato, quindi cioè, il calcio offre sempre spunti per non annoiarci mai. Lo sport più bello del mondo, così definito, anche se poi io seguo tutte le discipline, no? Anche quelle meno diffuse, che hanno pari dignità e pari bellezza. Certo, tutta l'amministrazione non si aspettava come tutti questo epilogo, quindi insomma è stato un duro colpo in un anno già difficile, in un anno in cui si pensava altro, però noi siamo l'amministrazione comunale, quindi comunque è doveroso, siamo i primi tifosi, ma non lo siamo, cioè noi dobbiamo essere l'amministrazione che è vicino, titolare dell'impianto, proprietario dell'impianto, e vicino alla squadra, vicino alla società, necessariamente anche nei momenti di difficoltà. Assolutamente anche sì. Se ma anche perché risulta mi sembra... difficile in alcuni momenti, ovviamente, però questo è il compito di un'amministrazione che deve essere... No, terza, superiore, in passato, non può fare il ruolo del tifoso. Chiaro, non solo il tifoso, ma anche sì. Ma però mi sembra che ovviamente la squadra per questo deve essere motivata, perché sì, si sta parlando proprio in questo periodo che proprio il Curi, che è una bella donna di 45 anni e dintorni, che probabilmente un pochino di lifting ha bisogno. Quindi abbiamo capito che l'amministrazione non ne sta parlando da poco tempo, già un po' di tempo che si è preso un pochino
il toro per le corna e magari chissà che magari in corso d'anno possano avere prossimo naturalmente degli sviluppi. Quindi si parla un po' di questo Curi, tutti ne parlano, ci sono stati anche dei momenti, Clara, un po'... Hai visto qualche polemica, perché sembrava che la situazione si potesse spostare addirittura, invece il suo manto che resta comunque bello, un'erba vera, reale, e quindi magari che cosa potrà accadere? Quando si parla di Curi ovviamente gli animi si scaldano, perché è l'impianto della città, amato, simbolico, quindi è normale e ce lo aspettiamo pure. È motivo per cui quando ci saranno dei passaggi, speriamo, ci possano essere dei passaggi con la Cassa di Polsi Prestiti, la società del Perugia. Noi cercheremo e vorremmo comunque condividerli, non solo con la tifoseria, ma con tutta la città, perché è giusto così, è un patrimonio di tutta la città, lo stadio Renato Curi. Ora, una bella donna. A che punto siamo? Cercando bella, di dire ciò che è possibile. Una bella donna con dei problemi, ovviamente, di sicurezza, su cui l'amministrazione oramai da quasi due anni ha messo attenzione, ha messo mano, con tutta una serie di prove che hanno portato alla consapevolezza di dover intervenire proprio per la sicurezza della curva nord, dei gradoni, tutta una serie di interventi stabiliti poi anche in sede, in prefettura, in sede di commissione provinciale, che dobbiamo comunque, a cui dobbiamo ottemperare. In questo si è inserito anche un'interlocuzione che si è fatta sempre più stringente in questo ultimo anno con Cassa Depositi e Prestiti e Credito Sportivo, con la quale Cassa Depositi e Prestiti avevamo siglato il protocollo di intesa che prevedeva anche degli interventi e delle progettualità sull'area di Pian di Massiano, l'area impiantistica di Pian di Massiano, e in questo anno molto difficile anche da remoto, sia in presenza che da remoto, abbiamo avuto numerosi incontri. Quantomeno in sicurezza. Assolutamente. Ad ultimo con il presidente Abodi, anche il presidente Santo Padre, che come sapete comunque il coinvolgimento della società che gestisce l'impianto è assolutamente d'obbligo e necessaria. Massima apertura, siamo ancora in una fase di studio sulla fattibilità economica finanziaria da parte dell'amministrazione comunale. Sapete, insomma, è un processo lungo, difficile, io dico sempre, così difficile oggigiorno anche poter costruire una casa, figuriamoci in questo contesto uno stadio, però c'è massimo impegno, massima attenzione, massima disponibilità anche da parte di CDP e di Credito Sportivo. L'interlocuzione continua, anche perché, come è stato detto, sono stati comunque messi a bilancio dei fondi proprio per poter intervenire sulla sicurezza. Certo. E quindi noi abbiamo dei tempi d'obbligo molto stringenti. Però possiamo garantire, Assessore, che se lo stadio di Torino, quello della Juventus, che era il delle Alpi enorme, è stato ridotto tantissimo, quindi ogni volta praticamente pieno, c'era un momento che la polemica qua in città sembrava che questo stadio, visto i momenti, al di là di questa emergenza Covid, praticamente non si può neanche andare allo stadio, però ritornerà, ci auguriamo, il sole, oltre le nuvole. E allora in quei momenti Perugia, se un giorno dovesse, chissà, non solo ritrovare la Serie A, ma magari rifare quei campionati nei primi anni 2000 con la vittoria all'Intertoto, il terzo turno di Coppa UEFA, ci ricordiamo il Philip Stadium, è riscaldato, ed io a intervistare Luciano Gaucci e tanti personaggi, Zemaria, quella traversa o quel palo che ancora forse grulla, come direbbe il nostro perugino. Possiamo garantire, Assessore, che lo stadio quantomeno avrà un giorno, quando sarà, non lo sappiamo, quella capienza che se Perugia dovesse ritornare in questi palcoscenici non dovrà emigrare per avere la possibilità che la
l'UEFA possa garantire il regolare svolgimento, quindi parliamo di 20.000 persone, si parlava così. Come dicevo, quando si parla di curi poi vengono fuori, no, delle anche idee o dei dibattiti che magari non hanno fondamento, insomma, sì, quando si parlava del cambio del naming del Renato Curi, oppure anche appunto sulla capienza, è ovvio che quando un ente come CDP propone dei progetti, propone dei progetti standardizzati, no? Che chiaro, sono chiaro. Comunque un po' per tutte le città italiane, e in queste ovviamente c'è anche un diverso numero di spettatori all'interno di ogni singolo progetto, quindi forse erano uscite delle indiscrezioni, ma si stava solamente valutando, stavamo ascoltando insomma quello che loro stavano presentando. È ovvio che con l'andare avanti delle interlocuzioni sono stati messi dei paletti, delle esigenze proprio della città, ma anche strutturali. Poi sapete che lì ci sono dei vincoli, no? del Genna, della Casa Colonica, dove chiaro, si sviluppa, no? la sede del Perugia Calcio, assolutamente no. E quindi anche insomma l'importanza del posizionamento della curva nord, che insomma ha una sua valenza simbolica. Quindi assolutamente no, non si tratta di cambi di altri posizionamenti all'interno di Pian di Massiano. Sicuramente sarà, se dovessimo riuscire a arrivarci, lo speriamo, accadrà, ripeto, siamo fiduciosi. È massimo, sarà sicuramente un impianto da 20.000 posti, che poi ecco, sarà riempito gradualmente per step, ma quello è anche nella diciamo, necessità della costruzione del progetto, perché comunque l'intenzione è quella di far giocare la squadra all'interno del campo nel mentre ci sono i lavori. Certo, chiaro. Quindi. Riccardo, come andrà a finire? Profetizziamo, dai. No, è no, impossibile, no. Ma io credo la che... La politica ha i suoi tempi, però un giorno le cose accadono, è sempre un po' così. Quindi la politica ha i suoi tempi... Quando se ne parla è sempre un buon segnale. Sì, quando tutto tace invece qualche problema in più c'è. Tranne che per i nomi, no? Forse si dice che quando circolano non sono quelli buoni, però... ecco. Al netto di questo, no, veramente fare previsioni sugli stadi, vedendo quello che è successo, tu hai citato Torino e poi c'è stato poco di più, Udine forse, però tutti con interventi, no, di partner privati importanti, cioè comunque sono anche iter differenti, e quindi diventa impossibile fare previsioni. Io spero che sia un impianto bello, degno di questa città, se ho ben capito, questo magari sfrutto anche la presenza dell'assessore per fare diciamo una domanda su questo, se ho ben capito potrebbe essere sulla falsariga di quello che io ho seguito in prima persona ad Ascoli, cioè lo stadio viene comunque prefabbricato e poi portato pezzo dopo pezzo, lì si può continuare a giocare e questo può prevedere anche che alcuni settori o parte di alcuni settori possano essere diciamo terminati in un secondo momento. Esattamente. Questo è successo al Del Duca, sì, giusto? Esattamente, per poter far giocare comunque la squadra della città necessariamente. Un impianto che comunque per anche giustificare un investimento del genere deve essere un impianto del 2020, quindi comunque deve prevedere la possibilità di poter vivere tutto l'anno, non solo per ovviamente la squadra di calcio, perché è un impianto sportivo, okay? Certo. è uno stadio di calcio, però che possa dare delle risposte a tutta la città e farlo vivere tutto l'anno, non solo una volta ogni 15 giorni quando appunto c'è la partita. Proprio per far riappropriare ancora di più i perugini magari di un certo. Posto così importante come Pian di Massiano, che è il polmone verde della città, è una zona di impiantistica sportiva molto importante su cui l'amministrazione vuole veramente lavorare e potenziare anche per portare grandi eventi in città che poi portano turismo e fanno circolare l'economia. Lo sport è un grande, grande veicolo. Bene, abbiamo qualche speranza, via. Il futuro è sempre un qualcosa da poter immaginare che si andrà a migliorare, tutto quella che è anche una qualità
Infrastrutturale, perché questo Curi, vederlo come il Dacia Arena, io ho avuto il piacere quando andai su in Carinzia di fermarmi, perché è stato poi l'area progetto di Roberto Regni, quindi della nostra città proprio, c'ha lo studio lì a Piazza 4 Novembre, perché nel calcio in piazzetta il Curi praticamente, che noi rappresentiamo, ci raccontiamo i gol, praticamente lo stadio costruito proprio dalla struttura dell'area progetto, davvero molto bello, bello, tanto bello. Quindi poi alla fine è stato, la curva è stata, la tribuna è stata mantenuta e hanno chiuso a due tutto il resto, però il Dacia Arena è davvero uno stadio bellissimo, chissà che il Curi possa arrivare fra non molto tempo un qualcosa, una chicca, un gioiello, perché Perugia aumenterebbe il suo valore d'immagine, perché già abbiamo tante belle cose. Grazie. Curiosità, musica, e poi abbiamo tante cose, dobbiamo correre. Curiosità dal Sud Italia: un modo originale di trascorrere le vacanze è quello di andare a visitare le città fantasma, ossia località abbandonate da decenni. In Italia merita una menzione Craco, in Basilicata. Fra le sue case di pietra sono state girate numerose pellicole cinematografiche, grazie al fascino emanato da quelle viuzze e muri senza tempo. Hai capito? Siamo convinti che è assolutamente così. Matteo, dove andiamo? Quindi abbiamo, è stato quasi un'intuizione fantastica, prima Venditti, poi nel filmato che abbiamo visto, quindi sei un precursore delle idee, Matteo. Questa è una canzone che non canto da un anno circa, insomma, sotto il periodo natalizio, in genere lo faccio sempre questa canzone. A ray of hope flickers in the sky. Si chiama When a Child is Born. The time is stars laughs away afar. Oh, across the land dawns a brand new morn. This comes to pass when a child is born. I silently wish sailed the seven seas. The winds of change whisper in the trees. I'm one of them from a chosen dawn. This comes to pass when a child is born. Saremo un po' molto natalizi, dai, perdonateci, insomma. Grande il nostro Matteo Gentili, bravo, davvero complimenti. Noi andiamo ancora in regia, restate con noi perché il nostro viaggio continua. Jingle bell, swing and jingle bell ring. Snowing and blowing up a spazzle of fun. Now the jingle of the ass began. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell shine in the jingle bell style. Dancing and prancing in the jingle bells well. In the frosty air. What a bright time, it's the right time, the right.
Ci capita anche di muovere le gambe, Matteo, perché ovviamente il tuo modo, il tuo ritmo è davvero coinvolgente. Allora, Alessia, invece dove andiamo questa volta? Parliamo ad ascoltare? Dei cambi d'abito. Le donne in vacanza si cambierebbero d'abito circa 28 volte nell'arco di una settimana. È quanto afferma un sondaggio che ha raccolto le abitudini di circa 2.000 donne. In media, ogni donna indosserebbe 4 abiti diversi al giorno, costume da bagno compreso. Clara? Sì, sì. Giusto. Ci può stare, quindi non è una cosa strana. Sì, sì. Bene, allora entriamo in un clima, in un momento davvero particolare, perché Perugia bellissimo, il suo centro storico, e naturalmente l'assessore ha creato le condizioni per amalgamare commercianti, artigiani, creando un video bellissimo. Allora io direi di andare ad ascoltarlo, perché è davvero molto bello. Quindi c'è la base proprio di Souls Disease Christmas, quindi di John Lennon, però ovviamente con tanta peruginità. Quindi ascoltiamolo bene con un bell'audio, perché sarà davvero particolare. Per chi non potrà andare in corso Pietro Vannucci, si vede bellissimo il tutto. Davvero molto bello. Allora,
Raccontaci, Clara, perché le cose belle bisogna comunque capire anche perché nascono, no? Quindi ci vuole sempre una mente illuminata o comunque un coordinamento o una task force. Adesso non so se questa è una parola perché forte. Lei non può tutto dire merito. Se poi a Natale tutto la merito. Quindi tutto a posto? Tutto merito veramente delle associazioni dei commercianti, Perugia Futura con il consorzio Enjoy Perugia, una loro idea ovviamente dal comune e da noi supportata, bellissima, è un canto, un grido dolce di aiuto sì. da parte dei commercianti del centro in questo momento tanto difficile. Devo dire un anno in cui le varie associazioni che di solito bisticciano sempre un po', no? nel centro storico, quest'anno si sono unite, hanno trovato un accordo ovviamente con il supporto, no? il coordinamento. Sì, del comune. Obiettivamente, e devo dire eravamo partiti a settembre-ottobre con un progetto di Natale ovviamente molto più ampio per la città di Perugia, anche per le famiglie, per i bambini, poi per via insomma delle varie DPCM. Quando potevamo immaginare che dopo il primo lockdown la pandemia stava sfumando, invece è ripartita e con una violenza terribile. Abbiamo, si è dovuto diciamo investire tutto sulle luci, e l'amministrazione comunale ha dato un bel contributo al Consorzio Perugia in Centro che ha organizzato il progetto di Natale delle luci, e quindi troviamo queste bellissime, dolci, eleganti luci aeree, comunque calde, con gli alberelli che i commercianti hanno messo, e devo dire l'entusiasmo poi è cresciuto e quindi è bello il clima perché sono tanti alberelli laterali. Le luci aeree sono state messe non solo sull'Acropoli ma su tutti i rioni, le vie principali, insomma intorno al centro storico, e questo serve ecco, per far sentire maggior vicinanza, no? dell'amministrazione anche in questo momento difficile come segno di speranza, un albero molto bello, bellissimo. Assolutamente. E poi il videomapping che fa tanto discutere, ma bene che se ne parli. Certo che sì. E ha portato insomma tante famiglie, tanti curiosi in centro, si è illuminato la cattedrale. Con quattro minuti, quattro immagini, un minuto ciascuno a rotazione, con delle stelle, due diverse stelle cometa, e poi ovviamente Palazzo dei Priori. Con questo sottofondo i commercianti Perugia Futura e il supporto delle altre hanno organizzato questo bellissimo canto con giorni di preparazione, è stato bello anche quello, insomma, fatto sì. nelle vie del centro storico, nella Rocca Paolina. E devo dire tanto apprezzato, quindi veramente io tra l'altro facevo il pennacchio in cima, ho partecipato, ovviamente tutto in sicurezza, avvertita certo. la prefettura, controllo, mascherine, distanziate, devo dire è stato un bellissimo video che pubblicizza il Natale di Perugia, che ovviamente è composto anche di tantissime iniziative, perché ricordiamo il Comune ha supportato la via dei Presepi di Borgo Sant'Antonio, Antonio, andatelo a visitare che è una via bellissima con questi otto presepi che io oramai chiamo monumentali della signora Rosi, veramente molto belli e suggestivi, e purtroppo poche cose si possono fare questo Natale, ma queste si possono andare a visitare in tutta sicurezza con i protocolli Covid. Poi tante iniziative benefiche anche di Borgo Bello con il regalo sospeso, gruppi che organizzano per regalare regali ai bambini meno fortunati. Devo dire si è unito un po' lo spirito dei cittadini perugini e di tante associazioni appunto dei commercianti, perché bisogna unirsi e superare questo terribile momento. Le luminarie sono importanti, quest'anno il Comune ci ha investito e ci ha creduto, perché comunque è un segno di luce e di speranza, sperando di, ecco, di superarlo il prima possibile. Enjoy Perugia. E quindi Riccardo, in attesa di tornare a godere, a vivere praticamente la nostra bella città, ci dobbiamo accontentare di una scenografia che ci permette di far capire che nonostante il Covid questa vita la dobbiamo far procedere, quindi, perché dicembre è sempre un periodo un po' particolare, finisce l'anno, si spera che quello che viene meglio,
Ma comunque il periodo con tutte queste luminarie rappresenta un momento un pochino più di pace, di serenità, quindi a volte lasciamo un pochino le tensioni indietro, no? Cioè si vive in un clima davvero particolare. Poi vedremo ovviamente la nostra altra bella icona che è in Umbria, è a Gubbio, dal Montengino, 40 anni dell'albero più grande del mondo, quindi lo rivediamo, fra qualche attimo. Quindi... Quindi, dobbiamo fare i complimenti a questi esercenti che si impegnano, si danno da fare. Belle, molto belle queste luci e le immagini dall'alto. Io credo che concordo sul valore simbolico. Fra l'altro potrebbe anche essere un modo, magari qualcuno non andrà quest'anno, no? O non vedrà la sua città comunque, perché è costretto a stare in casa o è costretto... a passare le feste con l'intimità di cui al punto sopra, che però attraverso la TV a volte facciamo capire che volendo è tutto pronto, però vede la sua città per viverla anche, no, vede la sua città con distanziati, vede la sua città con un'immagine di speranza. Sono d'accordo, questo è il messaggio, l'unico che si può mandare in questo momento, anche perché è l'unica carta che possiamo giocarci insieme ovviamente ad una massiccia organizzazione per questa campagna vaccinale, che sarà una sfida molto probante e che, ripeto, coinvolgerà tantissime forze e nella quale credo anche noi, come sempre, come è stato dall'inizio di questa situazione, dovremo metterci del nostro, no? Ognuno di noi, sì. Perché questi sono momenti nei quali diventa fondamentale anche l'azione individuale, cioè poco da dire, penso che ormai chi non ha capito questo, no? Confermo, è un po' in ritardo. Confermo, Riccardo. Allora, abbiamo appunto ricordato la bellezza di Perugia, ma come tutte le bellezze delle città storiche italiane e anche dei nostri centri dell'Umbria, perché abbiamo delle città meravigliose, quindi ogni centro immagino sia... scenografato ad arte, però naturalmente questa bella icona che dal Montengino da 40 anni rappresenta un pochino un qualcosa davvero di particolare, perché dalla bella città medievale con 550 metri sul livello del mare si sono inventati davvero un qualcosa di bellissimo, quindi davvero complimenti agli amici di Gubbio, perché comunque questo è un Guinness nel mondo da 40 anni, ricordiamo una base di 450 metri per dare qualche numero, 750 metri di altezza, c'è una stella cometa che è grande come un campo da calcio, 130.000 metri che vanno ad occupare, 400 luci colorate, 300 quelli che fanno il perimetro, 1.300 ore mi dicono per costruire il tutto e 900 per disfare tutto. E che possiamo aggiungere? Perché noi ovviamente siamo cittadini di questo universo, quindi dell'Umbria, anche di Gubbio, perché ricordiamo che questo albero è stato quest'anno gioco purtroppo forza, non ci sono state grandi personalità come appunto il sindaco Filippo Stirati, che ha dato il via all'accensione quel 7 di dicembre insieme, se non vado errato, al vescovo Luciano Paolucci Bedini, ma però grandi personaggi del passato, Papa Bergoglio, Ratzinger, e poi ci sono state le persone dallo spazio, poi c'è stato Terence Hill quando girava Don Matteo, e quindi personaggi che comunque danno un qualcosa di bello, quindi complimenti davvero, quindi anche Gubbio da sempre ci rappresenta. Questa iniziativa è stata resa possibile perché si lavora molto distanziati e gli altri raggruppamenti sono più complicati. E quindi come omaggiamo questi ricordi, Assessore? L'Umbria è una, è formata da tantissime cittadine, borghi che devono essere promossi tutti, pari dignità, perché veramente ognuno di loro ha le sue specificità, e deve essere veramente anche a livello turistico, quando si riprenderà, essere promossa tutti insieme. Sono città, è una grande vicine, attrazione, ma come credo Perugia nel suo pieno come ritmo. Tante, siamo orgogliosi dei vicini di Gubbio, come l'anno scorso anche l'albero al Lago Trasimeno, luci che quest'anno Trasimeno, purtroppo quindi... non è stato possibile realizzarlo. Tutto ciò che può aiutare a promuovere, far capire la bellezza
e l'unicità della nostra Umbria è utile, quindi veramente dobbiamo fare sistema di tutte queste bellezze, di queste iniziative. Loro sono stati ovviamente i primi sì, a partire, e anzi il fatto di continuare, chi ci investe, chi lo sponsorizza, chi aiuta anche a poter realizzare un'opera insomma importante, grandiosa, che porta l'Umbria in giro per tutto il mondo, è veramente solo da ringraziare e da promuovere. E l'assessore allo sport del Comune di Perugia, Clara Pastorelli, ricordava Luci sul Trasimeno, quindi grazie agli eventi di Castiglione del Lago ho avuto il piacere lo scorso anno non solo di visitarlo, quindi con la mia telecamera ho cercato di raccontare, poi riprodotto il tutto in TV, quindi con la presenza di Marco Cecchetti, il presidente, hanno fatto davvero una cosa molto bella, quindi l'Umbria, anche un bellissimo lago, il quarto d'Italia, che non è un dettaglio. Quindi torniamo a ribadire che l'Umbria è una piccola botte, ma c'è del vino davvero di grandissima qualità, Riccardo. Quindi questi eugubini che si fanno non solo rispettare, ma sono precursori davvero di grandi idee. I ceri sono la loro storicità, sono l'effigie della regione, ma ovviamente anche questa grande idea, sfruttando l'impatto scenografico di questo monte Ingino, che teatro naturale. Sì, è sì. Teatro naturale. No, è un albero che è diventato iconico, no? A proposito di promozioni, ho letto diversi articoli su importanti, no, settimanali, anche quest'anno, ma anche negli anni scorsi, inglesi, americani, tedeschi, francesi, e poi quello di cui ti rendi conto è che spesso, perché noi comunque ci passiamo davanti nel periodo in cui è acceso l'albero, diverse volte, no? A me capita sia per lavoro che... E quindi magari lo dai, esatto, un po' per scontato, no? Poi invece magari intervisti chi è venuto da fuori, proprio perché anche molto col passaparola, tanto, oltre che con le foto, poi i social, e invece la prima volta che lo vede, no, resta sbalordito, e quindi capisci che effettivamente l'impatto, no, reale, c'è un qualcosa davvero di particolare. Tendiamo a sottovalutarlo noi. Bene, complimenti. Allora, ricordiamo che dopo l'altra fascia commerciale, ma avremo curiosità e musica prima, parleremo di Telethon, questa contrazione fra television e marathon, quindi nata nel 66 in America grazie a Lewis, questo bravissimo attore che voleva raccogliere fondi per la distrofia muscolare, è arrivata in Italia questa grande storia nel 90 grazie a Susanna Agnelli. Sono stati raccolti tantissimi denari in questi 30 anni, quindi 30 anni di Telethon. Si era partiti con 10 milioni di euro nel 90, siamo arrivati a 45 milioni nel 2019. Quest'anno purtroppo il Covid non permette a tutte le fondazioni regionali di creare le condizioni per fare manifestazioni che possano creare le condizioni per raccogliere fondi per la ricerca. Allora Telethon si è ambientata questo cuore bellissimo, sono un'azienda di cioccolateria di Torino, non diciamo la marca, però garantito di grande qualità, quindi ricordiamo che la camera di Gianluca Ficola, il crane, la camera mobile dall'alto, ci fa capire che volendo, coloro i quali volessero entrare in possesso e allo stesso tempo creano le condizioni per creare fondi per questa importantissima associazione, che con 12 euro si può prenotare. Ora dopo la pubblicità metteremo il numero WhatsApp in sovraimpressione, ci sarà anche una mail per prenotare, poi verrà consegnato con un drive-in, quindi un punto di raccolta, che passando verranno consegnati presso la scuola Pascal di Perugia entro gennaio addirittura. Quindi questa è la settimana dal 12 al 19 per raccogliere fondi, volendo il 45 5 1 10 è il numero per fare una donazione anche con i propri smartphone. Detto questo, ricordo che dopo la pubblicità avremo il responsabile regionale Paolo Gallina, che magari ci sta seguendo, lo saluto. Quindi è pronto Paolo, perché poi faremo una brevissima chiacchierata. Grazie. Allora, curiosità? Curiosità musica. Da Dubai, dove non si accontentano di avere il grattacielo più alto del mondo. Il prossimo architettonico virtuosismo riguarderà un hotel subacqueo i cui ospiti alloggeranno in stanze poste sotto la superficie del mare. Pensa un po', è un po' rischioso, però. Visto che abbiamo parlato di Dubai, facciamo una canzone di speranza, ma dedicata a tutto il mondo, a tutte le persone che soffrono, che hanno sofferto, insomma, in questo periodo molto particolare, come insomma
credo tutti noi siamo chiusi. E purtroppo si continua a farlo. Esatto. Bisogna essere resilienti e lo saremo. Però dai, un sorriso, una speranza assolutamente. Ci vuole sempre. Here comes a time when the hero started to call, when the world must come together as one. There are people dying, and there's time to lend a hand. The light, the greatest gift of all. We can go pretending day by day that someone, somewhere we still make a change. We are all a part of God's great family, and the truth, the love is all we need. We are the world, we are the children, we are the ones to make it right out there. So let's start giving. Oh, there's a choice we make it. We say we know our life, yes, we'll make it better day. Just you and me. Solve and know that someone cares, and the light will be the stronger every. As God has shown us, bites on the stone to bring, and so we all must live happy now. Bravissimo Matteo, sei sempre meraviglioso. Grazie. Il tuo linguaggio musicale ci coinvolge. Allora andiamo in regia, restate con noi, Paolo Gallina in collegamento dopo la pubblicità. Tu scendi dalle stelle, ore del cielo, e vieni in una grotta freddo al gelo, e vieni in una grotta freddo al gelo. Proprio l'abbiamo fatta breve breve stasera. Brevissima, brevissima. Allora invece come andiamo, Alessia? Intanto parliamo di una nuova curiosità da Palermo, audace operazione in cui, dove il corpo di un bambino di 9 anni, ammalato di cuore, è stato raffreddato fino alla temperatura di 29 gradi. L'intervento chirurgico si è concluso felicemente e il piccolo ha potuto fare ritorno a casa. Il bambino era nato con gli organi invertiti, cuore a destra e fegato a sinistra. Ma addirittura... Poi ci scrivono anche dei telespettatori, da Marcellano scrivono: complimenti, quello che avete fatto per Paolo Rossi, per una grande persona, arrivederci a tutti e a sabato, speriamo per i tre punti. Eh sì, sì, avevamo detto prima con Riccardo Milletti che sarà una partita complicata, ma ci auguriamo anche per Pillon che è un grande vecchio volpone del calcio, ma crediamo che Fabio Caserta saprà creare le condizioni per fare tutto molto bene. Allora... Anche un altro telespettatore ci scrive: complimenti alla signora assessore, molto bella. Quindi abbiamo questo privilegio, Clara. Quindi... Allora, credo che ci siamo?
Vedo dal preview Paolo che saluto, ringrazio. Buonasera Paolo. Buonasera a tutti. Allora, intanto davvero grazie per quello che state facendo da molto tempo. Lei era colui che dal 90, quando iniziò questa bella storia in Umbria e in Italia con Telethon, già l'Umbria era presente, lei era sul pezzo. Allora, che cosa ricorda in questi 30 anni con un flash? Sì, ricordo una partenza entusiasmante grazie a Susanna Agnelli, fondatrice di Telethon, che venne alla direzione della nostra banca. Io sono anche un dipendente BNL, e insieme al direttore generale della RAI, e da lì partì l'esperienza, il progetto Telethon in Umbria. Lei disse: se bisogna fare qualcosa bisogna farlo bene, e detto da Susanna Agnelli si è tradotto in un progetto di eccellenza. E quindi oggi è andata molto avanti la ricerca, siamo arrivati a molte terapie e adesso siamo nella fase finale con quasi 6 progetti, siamo alle terapie finali, quindi pronti per le cure dei malati. Come sappiamo, questa malattia purtroppo colpisce soprattutto bambini in gran maggioranza, e le famiglie molto spesso si trovano sole. E il nostro compito è quello di dare una speranza a tutte queste persone meno fortunate di noi, e i ricercatori ai quali vengono assegnati fondi con principi di rigore e trasparenza, sono tutti i giorni al lavoro per trovare le cure per questi malati. In quest'anno, diciamo, caratterizzato dalla pandemia, mi preme anche dire che la Fondazione Telethon sta finanziando anche progetti, per quanto 4 progetti sul Covid. Questo a testimonianza di quanta importanza è la ricerca. Certo. Un altro detto famoso di Susanna Agnelli era che nella ricerca v'è certezza, e oggi in un paese come il nostro, che per anni purtroppo è stata trascurata almeno la parte pubblica della ricerca, questo assume una rilevanza importante. Noi, ecco, dal 1990 che siamo diciamo in trincea, e negli anni rappresentiamo l'eccellenza della ricerca, non solo in Italia ma apprezzata in tutto il mondo. Senta Paolo, ricordavamo proprio che da sabato scorso fino a sabato prossimo 19, la settimana proprio di Telethon, in questi 30 anni in Italia si sono raccolti, parlavamo prima di qualche numero, 550 milioni di euro, che sono dei numeri davvero notevoli, ma anche l'Umbria si sta distinguendo molto bene ogni anno, no? Con una media, sì, mi diceva, di un paio, 200.000 euro l'anno? Sì, circa, sì, fra i 180 e i 200.000 euro l'anno, perlomeno fino all'anno scorso. Quest'anno purtroppo sicuramente ci sarà un calo, perché non possiamo essere presenti nelle piazze, nei supermercati, con i nostri banchetti, e soprattutto non vengono fatti eventi, quelli sportivi o teatrali, qualsiasi tipo di evento che era rivolto alla raccolta fondi. Devo dire che ci stanno dando una mano, sempre una grande mano, le scuole, e mi vorrei ricordare in particolare l'Istituto Pascal Madonna Alta, che ha istituito un drive-in dove si possono andare ad acquistare i cuori, oppure i cuori che possono essere ordinati o tramite mail o WhatsApp. Sì, adesso mettiamo, Paolo, il numero in sovraimpressione, perché appunto Telethon, sì, io sostengo la ricerca,
con tutto il cuore. Questa è una grande idea in un momento complicato, attraverso un drive-in, che comunque sono punti davvero straordinari per cercare di comunque arrivare agli obiettivi. Si riescono attraverso delle prenotazioni magari a consegnare tanti cuori, no? Sì, e l'Italia, gli italiani hanno un cuore, non ce lo dimentichiamo mai. No, sì, e poi un'altra scuola che si è caratterizzata con questo impegno è l'Istituto Onnicomprensivo Salvatorelli Moneta di Masciano. Noi siamo ovviamente in tutta l'Umbria con i comitati periferici, quindi grazie all'impegno dei numerosi volontari che ci sono riusciamo a coprire tutto il territorio umbro. Per cui, ecco, come dicevamo prima, se ci sono ordinazioni o tramite mail o sul WhatsApp, poi ci metteremo d'accordo con le persone per come consegnare i cuori, oppure per farli ritirare a Perugia presso la scuola, oppure troviamo sicuramente una soluzione. Io, Paolo, volevo ricordare e ringraziarla anche perché ovviamente quando c'era l'opportunità di sviluppare progetti più ampi, che ho avuto il piacere di averla qua in studio, in piazzetta, anche con la ricercatrice Francesca Fallarino, che è un po' un orgoglio regionale, insomma è confinante con l'Umbria, ma è davvero una gran bella persona. Sì, e vorrei anche aggiungere anche il professor Tozzi. Sì, Alessandro Tozzi. Alessandro Tozzi, che è l'altro ricercatore e che fa sempre capo all'ospedale regionale e assegnatario dei fondi Telethon. Quindi l'Umbria, per quanto piccola, abbiamo al momento due progetti finanziati. E questo, come ha detto lei, è motivo di orgoglio sia per noi, ma penso per tutta la regione. Va bene Paolo, io so che devo fare tantissime cose ancora entro le 23.30, però ci tenevo molto a far sì che lei potesse intervenire per raccontarci che il mondo Telethon è in itinere, in corso d'opera, perché questa è una storia davvero bellissima, poter raccogliere fondi per la ricerca, perché per fortuna abbiamo anche delle persone illuminate, meravigliose, che magari chissà, le persone meno fortunate di noi un giorno attraverso queste menti davvero meravigliose possano trovare soluzioni alle loro problematiche. Prego. Sentito che parlavate prima di Paolo Rossi. Sì, abbiamo tra l'altro, credo che in sovraimpressione lei ha un buon ricordo, quindi credo che dalla regia Paolo Antolini, mentre lei ci dice, mettiamo in sovraimpressione questo bel ricordo. Che cosa ci dice? Se non ricordo male era il 2013, quindi nell'ambito degli eventi che organizzavamo avevamo organizzato un torneo di calcio per ragazzetti, diciamo delle scuole medie. Eravamo a Bucine, quindi non lontano da dove abitava Paolo Rossi, e lui si è prestato, diciamo, con entusiasmo a venire in quella giornata di sport e di solidarietà. Quindi un ricordo affettuoso che mi lega a quella giornata, di una persona, oltre che essere un bravissimo calciatore, io poi, come ho detto in altre occasioni, sono stato tifoso ultra del Perugia, quindi l'ho vissuto in prima persona. In prima linea, in trincea. In trincea sicuramente, è stata comunque una persona sensibile e veramente, veramente con grande cuore. E quindi, ecco, ricordo con profondo affetto quella giornata. Tecnicamente non possiamo fare la cosa in simultanea, però stiamo per chiudere, quindi io la ringrazio, le faccio gli auguri e complimenti per tutto quello che sta facendo come responsabile di Telethon per l'Umbria. E quindi cari auguri di Buon Natale, sarà un successo anche questa vendita del cuore. Tante persone entreranno in possesso, poi facciamo vedere subito il suo ricordo che ci ha appena testimoniato. Va bene. Grazie. Auguri Paolo Gallina, grazie molte per essere stato in nostra presenza.
E allora vediamo questo ricordo, credo che tecnicamente possiamo subito a questo punto mettere in onda questa foto con Paolo Gallina, Paolo Rossi, quindi è davvero, Paolo è stato meraviglioso. Allora sta per arrivare, vogliamo switchare un pochino sul mondo volley, però 20 secondi cada uno su questo mondo Teleton che ecco vediamo proprio in questo momento Paolo Gallina con Paolo Rossi e quindi questo bel momento a Buccine, proprio il quartiere generale che tra l'altro degli infami il giorno del funerale addirittura si sono permessi di andare a rubare, quindi io crediamo che al mondo ci sono le persone anche diversamente corrette, ma che crediamo che qualcuno forse a volte esagera, quindi un oltraggio a un qualcosa di già terribile, però evidentemente al peggio non c'è mai fine. Clara, Teleton, un mondo meraviglioso che grazie a tante persone che si impegnano, si danno da fare, come nell'associazionismo dello sport in generale, si creano le condizioni per fare delle cose veramente meravigliose. In Italia l'associazionismo è tutto, io lo vivo quotidianamente nello sport, Teleton insomma è un esempio nazionale, mi fa impressione anche la cifra dell'Umbria, perché una regione sì, così piccola con tante iniziative, insomma riuscire a raggiungere quasi 200.000 euro l'anno non è un dettaglio, no, c'è tanta voglia di aiutare, tanta sensibilità, nonostante i tempi durissimi. Veramente un bel traguardo, complimenti a Gallina per il lavoro che fa, sì, oramai davvero, da tanto veramente tempo, una bella veramente persona. Sosteneteli perché c'è bisogno della ricerca e di aiutare chi è meno fortunato. Riccardo, che cosa aggiungiamo a queste belle storie che gli italiani nei momenti complicati comunque riescono a sprigionare sempre il meglio di sé e per fortuna, ripeto, al di là delle difficoltà che ognuno di noi può avere, però c'è sempre un cuore molto sensibile, oltre a quello di cioccolata che volendo con 12 euro attraverso il numero di WhatsApp e il numero in sovraimpressione di una posta elettronica si possono prenotare e poi naturalmente ci sono tutte le spiegazioni per entrarne in possesso. Sì, no, io non aggiungo altro, soltanto anch'io l'invito a sostenerlo, anche noi stiamo andando in onda, no? Nei nostri TG in questi giorni con la sciarpa di Teleton e io ho conosciuto Francesca Fallarino e ho approfondito sì, il suo sì, progetto. È stata proprio, credo, era su questa seggiola. E quindi solo tanta ammirazione, veramente. Allora, vogliamo dire qualche cosa anche sul nostro, i nostri progetti all'interno dell'altro tempio, Pala Barton, che magari chissà anche fra qualche tempo lì ci sarà un restyling, chissà, insomma Perugia è sempre piena di grandi idee, quindi un giorno le cose accadono. Abbiamo una... Serve prima allo stadio però. Sì, 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 ma credo che forse sarà così. E detto questo, Riccardo, abbiamo una pallavolo femminile che soffre un po', è un progetto più giovane, un paio di stagioni, hanno, grazie a una cristallizzazione della classifica Covid, che in quel caso a livello sportivo non è stato così malefico, quest'anno è ancora dura, ci però sono ancora state, è lunga, e ci sono state invece dall'altro fronte maschile si viaggia con dei ritmi straordinariamente sì, sì, belli. Tutte e due le squadre, no? Sono purtroppo state alle prese con quella che è la grande incognita di queste stagioni. E però ovviamente la SIR ne è venuta fuori, no? Subito e bene, perché è un gruppo che nonostante ha degli innesti nuovi è comunque rodato e ha una guida tecnica, no? Di assoluto livello. E la Bartoccini invece forse gli è capitato nel periodo peggiore, no? Perché si era diciamo rilanciata con la guida di Mazzanti, sì, sì, effettivamente, e comunque intravedeva, no? Un cammino diverso e adesso invece va gestito questo tipo di situazione che non so onestamente, non ho notizie fresche, ma credo che dovrà durare almeno fino alla fine dell'anno più o meno, un periodo di rinvii, sì, c'erano quattro gare per chiudere, per iniziare il girone di ritorno, ma praticamente già quella che si doveva giocare questa sera a Chieri ovviamente non si può giocare, domenica si andava a Cuneo
non si può giocare. Ed è stata rinviata. Poi sarebbe arrivata a Scandicci, non si può giocare. E quella del 27 credo che sarà così lo stesso, sì, con Casalmaggiore. Per cui anno nuovo. Ci dobbiamo aspettare che l'anno nuovo, ma come d'altronde la Sirre, dopo 25 giorni difficilissimi, praticamente ci ha sorpreso, a parte la gara di Monza, che forse eravamo davvero in grande difficoltà perché si erano ritrovati credo qualche ora prima. Poi hanno costruito delle gare fantastiche, tra l'altro con dei campi molto complicati, a partire da Vibo con la stessa QN, l'ultimo appuntamento vinto. Ricordiamo che sabato dalle 18.15 alle ore, poi lo rivedremo in grafica, ci sarà l'appuntamento con Verona e poi mercoledì il recupero della decima giornata che si va a giocare il 15 di novembre con il grande avversario di questi tempi, che è i Cucinieri di Macerata. Parliamo della Lube, questa grande squadra che però l'altro ieri si è fatta un po' buggerare da Trento, che nonostante sin qui ha fatto un campionato in generale bruttino, però questi 3-7-0 fanno rumore. Quindi che aggiungiamo ai progetti di Bartoccini, Forti Infissi e del progetto Sir? Bartoccini deve attendere, chissà, forse fa bene questo ulteriore momento di stop. Io ho assistito ad una partita, è stato per me un'emozione rientrare all'interno del Palabarton. E deve ancora rodarsi un pochino la squadra con il nuovo allenatore, che tra l'altro ho conosciuto all'epoca quando c'è stata la Volley League. Su cui anche il comune lì ha faticato tantissimo per poter adeguare l'impianto con l'illuminazione adatta per ovviamente le riprese televisive. Ma ci fu proprio il debutto delle luci in quel periodo, esatto, no? Con la VNL. Esatto, no? Bellissimo, bellissimo momento, mi ricordo, sì. Quindi con Obi Mazzanti all'epoca. Si devono rodare, credo che oramai se ne riparlerà d'anno nuovo, sì, insomma. 2021. Della SIR io nutro pochi dubbi. Quindi ormai è un treno che corre, sì, a velocità altissime. È stato detto. Gli obiettivi sono alti, però intanto il primo a disposizione è la Supercoppa, che non eravamo assolutamente, sì, favoriti, perché ricordiamo che il grande capitano Atanasievic sta rientrando in questo periodo, sì, allora non era presente, però per fortuna abbiamo trovato schiacciatore, quel biondo sorridente Terost, che praticamente... Sì. Non è un jolly, è veramente un fenomeno. Complimenti, sì, a lui, ma a tutto il gruppo e il grande Einen, che è questo coach davvero. No, lì è bello il gruppo, è forte, è compatto il gruppo, sì. Allora direi dobbiamo andare in pubblicità. Poi, come vi ricordavo, amici telespettatori, visto che siamo in un periodo di festività e noi questo è l'ultimo appuntamento del giovedì prima del Natale, riprenderemo il 14 di gennaio, perché Umbria TV creerà un restyling con le regie, quindi tutto nuovissimo, quindi studi già sono bellissimi, però sarà tutto molto più bello quando riprenderà il 2021. Quindi ci concediamo una pausa il giovedì, naturalmente il calcio in piazzetta che seguiremo proprio sabato dalle ore 14, quando alle 15 daremo la linea a Marco Taccucci e ci sarà anche Riccardo Marioni per la circostanza, proprio al Nero Rocco, ci racconteranno i 95 minuti, perché fra tutto le partite ora durano questo tempo, poi appunto da Trieste, sperando che questo Perugia possa riscattare un periodo che non si perde ma si vince poco, e per arrivare in alto bisogna provare a fare dei blitz più spessi, magari, perché no, e farlo già dal Nero Rocco non sarebbe un dettaglio. Poi chiuderemo l'appuntamento mercoledì 23, dalle ore 17 saremo in onda, sarà con noi tra gli altri ospiti Marcello Castellini, che è stato un grande difensore, una bella storia, una bella carriera, lui ora vive a Bologna, però sta rientrando perché in fondo dentro c'è sempre il cuore e con il grifone in presso. Detto questo, io direi di mettere in sovraimpressione Paolo,
i numeri delle squadre della pallavolo che velocemente li andiamo a ricostruire. Oggi, ieri si è giocato alla prima giornata del girone di ritorno del femminile, quindi se riusciamo a recuperare velocemente le grafiche, ecco, andiamo subito a leggere i numeri. Poche gare perché Covid purtroppo mette praticamente tutti con le spalle al muro, quindi andiamo. Sì, Conegliano si è imposto sul campo del Casal Maggiore per 3-1. Non si è giocato Busto Arsizio Monza e neanche Scandicci Bergamo. Cuneo ha superato il Firenze per 3-0. Non si è giocata Chieri con Bartorcini Forte Infissi Perugia e il Trentino si è imposto per 3-2 sul campo del Brescia, mentre riposo per il Novara. Eh sì, questa era la gara, come vediamo, di 6 gare ufficiali, una riposa perché sono 13 quest'anno le gare che partecipano alla Lega 1 di femminile, ma naturalmente solo 3 si sono potute giocare. La classifica che vediamo non è assolutamente bellina, però ricordiamo punti. Che solo una squadra retrocede in A1, quindi soltanto speriamo una. Da qui alla fine del torneo che possiamo davvero mettere sotto una squadra, non diciamo quale, che magari gli auguriamo le migliori fortune per il prossimo anno. A 39 punti Conegliano, 28 punti per il Novara, 25 punti Monza, a 24 punti Scandicci, a 21 punti Chieri, 18 punti per Trentino, a 15 punti Cuneo, a 14 punti Firenze, 12 punti per Casalmaggiore, a 10 punti Busto Arsizio e Bergamo, 9 punti per Bartolcini Forte Infissi Perugia e anche per Brescia. Allora, io direi proprio di saltare alla Superlega, quindi il prossimo turno della femminile, già che comunque Bartolcini non giocherà, sarebbe stata impegnata a Cuneo, quindi sarebbe stato un weekend lungo, giocavano questa sera e domenica, ma praticamente Covid non permette nelle condizioni le ragazze di poter giocare, per cui andiamo subito. La allora, quindicesima giornata si aprirà mercoledì 23 dicembre alle ore 17 con la sfida tra Firenze e Brescia. Alle ore 18 Bergamo e Novara e alle ore 20:30 Bartolcini Forte Infissi Perugia contro Scandicci. Che non giocherà grosso modo. Alle ore 20:30 Trentino Casalmaggiore e mercoledì sempre alle 20:30 Monza contro Cuneo. Mentre giovedì 24 dicembre ore 12:30 Conegliano contro Busto Arsizio. Riposerà invece Chieri. Bene, e allora questo è il reparto femminile. Andiamo al reparto maschile e così poi dopo ci fermiamo. Risultati della tredicesima giornata, non si è giocata Monza contro Verona, il Modena ha superato il Ravenna per 3-0, non si è giocata nemmeno Vibo Valencia contro Milano, il Piacenza ha superato per 3-0 Cisterna, Trentino ha superato 3-0 Civitanova e la Sir si è imposta sul campo del Padova per 3-0. Eh sì, un gran bel risultato, anche se sono stati duri a morire i primi due set che si hanno. Si sono chiusi ai vantaggi ovviamente a favore di Perugia. Intanto guardiamo la classifica, che è una bellissima classifica. A 36 punti. Si stanno prendendo le vertigini a Spezia, sì. Quindi cominciamo a guardare dall'alto molto in alto. 36 punti per la Sirra, 31 punti Civitanova, 25 punti per Vibo Valencia, a 24 punti Piacenza, 20 punti per Milano e Modena, a 18 punti Monza e Trentino, a 13 punti Verona, 11 punti per il Padova, a 7 punti Ravenna e 5 punti per Cisterna. Credo che scorrerà il prossimo turno, che ricordiamo proprio la quarta giornata, Perugia avrà di fronte alla Pala Barton Verona, che sarà trasmessa dalla Rai alle 18:15. Vediamo. Sì, la quattordicesima giornata si aprirà sabato 19 dicembre alle ore 18 con la sfida Sir contro Verona. Domenica alle ore 17 si giocherà Cisterna contro Ravenna e Vibo Valencia contro Padova. Rinviata invece Milano contro Modena. Domenica alle ore 18 giocherà Trentino contro Piacenza e lunedì alle ore 18 Civitanova contro Monza. Eh sì, sei stata bravissima Alessia. Allora, noi dopo aver raccontato tutto questo andiamo in regia, ultima pausa commerciale, restate con noi perché però, come vi anticipavo, vorrei farvi conoscere l'altra mia grande idea, la mia grande passione da 44 anni, il teatro, che ci sono tante belle cose in questo sito, magari potrete sfrugugliare, chissà, in questo periodo c'è anche tanto tempo e tante storie, la solidarietà, i spettacoli, le date, gli stadi, il villaggio del teatro, i momenti di aggregazione, quindi ci sono tante cose e
ho caricato anche l'intervista proprio di Federica Cappelletti con Paolo Rossi quando hanno presentato il libro. Ci saranno tante altre novità, ma queste saranno in corso. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, a new world just begun. And so this is Christmas, I hope you have fun. The near and the dear. A merry, merry Christmas. Abbiamo fatto breve breve, magari la rifacciamo completa nel finale. Bravo, bravo, perché stiamo per arrivare proprio nella parte finale. Ma è arrivato il momento per ringraziare i nostri ospiti, di omaggiarli con il tuo spettacolo di arte. Paola Filomeno, grazie, che ci regala davvero delle storie bellissime. Bellissimo, quindi grazie. Questa sera l'assessore ci ha regalato una foto bellissima, e il tuo Ortensio, che è il tuo adorato cane, e naturalmente il tuo adorato gioiello figlio. Sì, Vittorio? Vittorio, sì. Bene, quindi questa, bene, è, una, grazie, questa è una foto bellissima. Sì. Davvero bella. Riccardo, com'è? Eccomi fatto, qua, fatto bellissimo. Sì, molto. Mi sembra che la che camera di l'occhio. Carlo ci fa capire che Riccardo Milletti, dalla foto e live, sì, ci siamo. Sì, sì. Meglio il ritratto, forse. No, assolutamente no. Allora, io direi proprio, perché poi ci salutiamo davvero, quindi come ricordavo prima, ci tengo perché l'intervista con Federica Cappelletti, moglie di Paolo Rossi, un'ombra davvero stupenda, che non è stata fortunata, aveva trovato davvero una persona meravigliosa, quindi quel giorno alla terrazza, quel 9 di giugno 2012, nella parte finale, fece delle bellissime considerazioni. Noi chiuderemo il programma, poi andremo ad ascoltare questi 360 secondi circa, ma questo accadrà dopo perché noi siamo davvero in chiusura. Allora, che cosa ricordiamo di Federica? Un'ombra stupenda, bella, brava, non fortunata, che però anche lei rappresenta qualcosa di importante per la nostra regione, no? Ci lega. Prima di tutto una mamma forte, perché io l'ho vista con le sue bambine, sempre aggrappate, una roccia forte per le figlie, per onorare il ricordo del marito, sicuramente. Non fortunata, una brava professionista, perugina, orgogliosa, come ha detto più volte, di essere perugina. E l'accogliamo, speriamo che sia sempre più presente in città per poter sostenerla e sostenere il ricordo di Paolo Rossi. Allora, Riccardo, tu sai che io ho una grandissima passione per il teatro che anima un pochino i popoli del mondo, forse. Noi ovviamente stiamo nella nostra regione, quindi anche la mia esperienza, io ormai sono superdatato, la mia targa 1959, quindi è molto lontana. Nasce questa grande passione, quindi ho voluto creare proprio addirittura per i miei 50 anni, quando andai a Londra, questa raccolta. Non ho fatto il libro, però c'è un mondo, un universo di associazionismo, di belle cose, di aggregazione, di divertimento, e quindi a volte tu, girando per l'Umbria con le tue storie, vi capita molto davvero di raccontare non tanto lo spettacolo, però insomma ci sono sempre quei quartieri dove i momenti di aggregazione si trovano frequenti, che sono un po' l'orgoglio di ogni paese. Sì, io con la tua grande esperienza, insomma, perché noi siamo fieri di avere un giornalista RAI della testata giornalistica regionale, perché comunque queste sono cose che accadono, molti ci sperano e a pochi accadono, e quindi c'è sempre una ragione nella selezione, no? E quindi complimenti per questo, insomma, perché poi grazie, nulla nella vita ci viene dato fatto stasera, eh? Per, no, beh, ma noi non aumentiamo nulla, mettiamo i puntini nella I, che è l'unica lettera dell'alfabeto
sulla quale ci stanno bene. No, queste sono le nostre realtà, io fra l'altro ci sono cresciuto, no? In realtà di paese così, e quindi credo che proprio in questo momento, prima l'ha detto anche l'assessore, giusto, è vero, cioè in questo momento è venuto fuori, io penso che forse in alcuni frangenti anche dei mesi scorsi complicati è quello che a molti ha permesso di non naufragare, di non perdere la speranza, no? più che la strada, perché la strada magari la vedevi, però ti manca la speranza, ti manca la luce, invece l'associazionismo e tante persone che sono state vicino adesso a chi veramente ha avuto un momento un po' buio come questo l'ha vissuto peggio di tutti noi che siamo fortunati, ricordiamolo sempre, e credo che sia venuto ancora più a galle, sia emerso ancora di più. Fondamentale. Il teatro era un momento giocoso, no? Il tuo? Sì, assolutamente, perché però addietro... Ti garantisco, Riccardo e Clara, che nel 76, quando per gioco io avevo 17 anni, mai potevo immaginare che poi sarebbe stato un po' il filo conduttore del mio viaggio, perché poi il palcoscenico ti responsabilizza, ti fa acquisire le sicurezze, le certezze. Non potevo mai poter immaginare un giorno dal 2002, dall'Euro in poi, che così, insomma, una rete importante come Umbria TV potessi avere la fiducia di continuare tutto questo tempo, non è sempre scontato nella vita, quindi proviamo a vivere questo mondo così. Allora, volendo, amici telespettatori, per chi in queste feste a volte volesse attraverso i tablet o i telefonini sfrugugliare in questo mondo davvero particolare, quindi Paolo credo che dalla regia mi dà una mano, quindi ho scelto Agiteatro, che l'acronimo aspetta ridi con il teatro di Ponte Valle Ceppi, quindi è un sito davvero molto particolare, quindi magari se riusciamo a mettere, ecco, più in sovraimpressione, quindi questo credo che è la parte della home page, poi c'è un po' la storia, quindi cercando di scorrere velocemente, non vediamo le finestre in alto, però ovviamente garantito che ci sono, non so se si deve abbassare qualcosa, poi c'è la galleria, questo momento di grande raccolta, di momenti di aggregazione al nostro parco di Ponte Valle Ceppi per i 30 anni della mia storia. Volli creare le condizioni per cercare di mettere insieme al parco tantissima di quella gente quando naturalmente decisi di coinvolgere gli Stadio, questa band meravigliosa che io adoro come i Pooh, purtroppo ci ha lasciato un'altra grande colonna come Stefano D'Orazio questo disgraziato anno con questo maledetto virus, però ci sono delle cose che ti aiutano a vivere e di andare avanti. Quindi poi ricordo che l'intervista nello scorrere delle situazioni, quando ci saranno altre storie nell'ultima finestra che in alto non si vedono, scendendo praticamente ci sarà il mondo della, tra mia grande passione, il calcio a 5, credo che l'assessore sarà un pelino contenta di come quell'area Ponte Valle Ceppi l'abbiamo trattata, sì, realizzata, e quindi c'è una bellissima foto, ma il tempo ci sfugge, lo faremo un'altra volta. Poi naturalmente scendendo c'è la TV, fra queste storie della TV che dobbiamo assolutamente ancora compilare ci saranno personaggi e appunto ci sarà questa bellissima intervista che sta per andare in onda, perché è davvero molto significativa, quindi quando ancora Paolo e Federica erano felici, ma lo sono stati fino a pochi giorni fa, purtroppo il destino malvagio, talvolta le persone speciali non vivono mai abbastanza, e anche Paolo Rossi ha dovuto lasciare questa vita. Grazie per esserci stato, forse poco, perché le persone di esempio sorridenti come te meritavano di vivere davvero molto di più. Allora, io direi di chiudere con una curiosità. Una curiosità dallo spazio. Matteo, prepariamoci per la musica, poi dopo i saluti faremo gli auguri e poi collegheremo questa intervista. Torna in auge la proposta di lanciare nello spazio le scorie industriali e i rifiuti prodotti dall'uomo. L'inquinamento da scorie sta raggiungendo infatti sul nostro pianeta livelli preoccupanti, e anche se il costo dell'operazione sarà pesante, verrà il giorno in cui tale soluzione non potrà più essere rinviata.
Grazie Alessia, con te ci vediamo naturalmente sabato dalle ore 14 puntualissima, perché ci auguriamo di raccontare un pomeriggio attraverso il calcio in piazzetta. Davvero bello per la nostra città poter passare davvero un sereno Natale augurando alla Triestina le migliori fortune a partire dal prossimo turno. Assessore, grazie molte per aver scelto questa idea. Facciamo un saluto alla nostra Perugianità, al nostro mondo, per gli auguri di buone feste, quindi fatto dalla qualità, dall'impatto telegenico dell'assessore conta molto. Quindi come salutiamo il nostro pubblico? Grazie a voi tutti per questa opportunità. Auguri di cuore a tutti i nostri cittadini, a tutti i cittadini non solo di Perugia ma dell'Umbria, di essere forti. Tosti. Forti, perché poi prima o poi si uscirà, bisogna resistere e guardare avanti, quindi veramente godetevi queste festività in casa, in sicurezza, diamo una mano per superare questo terribile momento e aiutiamo per quello che è possibile, per le finestre consentite, anche il commercio, il nostro commercio che è la vita soprattutto dei nostri piccoli centri. Grazie molte, Riccardo, il pubblico lo salutiamo con questi auguri di buone feste, come? Sì, un augurio di giornalista di serenità, un augurio di serenità intima, perché è quella che è concessa, l'unica che è concessa, però ce ne vuole un po' perché c'è bisogno, tanto, e quindi è la cosa che mi sento di augurare a tutti, e grazie a te per l'invito ovviamente. È stato un esclusivo piacere. Paola, salutiamo il tuo mondo, quello che ti apprezza, quindi... Seguono la Facebook e da tutti i social. Vi ringrazio perché siete davvero in tanti a chiedere i ritratti. Purtroppo siete in lista, quindi non tutti si possono fare in una serata. Ma abbiamo il tempo sarà galantuomo, certo, per accontentare quantomeno tantissimi. Grazie molte Paola, grazie Alessia, ci vediamo sabato. Matteo, grazie molte. Ovviamente con te l'appuntamento è rinnovato per la prima volta del 2021, che sarà giovedì 14 di gennaio. E con voi amici telespettatori, grazie per averci voluto seguire anche in questo appuntamento targato 17 dicembre 2020, è un anno che sta finendo, poteva essere davvero decisamente migliore, però ci auguriamo, come ricordava il grande brano di un grande, grande artista che ci ha lasciato, Lucio Dalla, che l'anno che verrà sarà migliore. Quindi per il momento cari auguri di serene festività, buon Natale e buon anno. Ci rivediamo nel 2021. Grazie. La facciamo per intero questa volta e ci facciamo gli auguri davvero. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and the new world just begun. And so this is Christmas, I hope you a merry, merry Christmas and a happy new year. Let's hope it's a good one without any fear. And so this is Christmas, where we can first walk, where we can the bones. The road is so long, yeah, so happy Christmas for black and white, for yellow and red ones. Life's the good one, without any fear. And so this is Christmas, and what shall we?
Non dire tante cose, poche ma concise. Evito i particolari. Evitiamo no, particolari. Sì, avrei evitato volentieri di salire sul palco, anche perché mi divido tra la bambina grande, che quindi cambio pannolini, l'altra bimba che vuole il latte, per cui insomma è un periodo un po' così. Un po' pesante, bello ma pesante. E comunque ecco, volevo ringraziare tutti per essere intervenuti e io sono contenta di essere tornata a Perugia, torno sempre volentieri nella mia città, sono felice di aver fatto nascere le mie bimbe qui, e anche perché qui ho la mia famiglia, ho i miei amici, i miei ricordi, le mie radici, per cui torno sempre volentieri. Sono contenta di aver riportato Paolo finalmente a Perugia. E la prima volta che ci siamo conosciuti era anche la prima volta che Paolo tornava a Perugia dopo tanti anni, per cui insomma evidentemente ci ha portato bene anche la mia città. È stato molto faticoso fare questo libro insieme a mio marito, perché devo dire che pur essendo incinta non mi ha lasciato respirare neanche un secondo, era sempre sopra la testa e mi ricordava: devi scrivere, dobbiamo consegnare le bozze, dobbiamo... Per cui prima mi hanno chiesto: avete in mente di fare qualcos'altro? Dico sì, probabilmente, ma adesso aspettiamo un po', perché ho faticato veramente tanto. E comunque, sì, soprattutto io che, come mi ricorda mio marito, non avevo vissuto queste cose, perché quando, ecco, nell'82 avevo 10 anni, però sinceramente non mi ricordo né i mondiali né il tifo che c'era a casa mia, perché mio padre è qui presente, è un grande tifoso, i miei fratelli lo stesso, un personaggio che conoscono tutti, ma è il Paolo vero, quello più umano, quello che si commuove, quello che piange, quello che abbraccia le sue bambine la mattina, e questo è il mio Paolo. E quindi insomma è stato bello ripercorrere tutte le tappe della sua vita, anche dei suoi dei momenti che l'hanno reso poi una leggenda di fatto. E quindi ecco, con lui abbiamo rivisto le partite, abbiamo ricordato suo padre, la sua mamma, ho fatto lunghe chiacchierate con nonna Amelia, per cui mi ha raccontato ecco, i giorni in cui, anche difficili, in cui ecco, Paolo ha vissuto dei momenti meno felici di quelli che poi sono arrivati, per cui ecco, anche da altri punti di vista. E sì, le cose, come vogliamo raccontare questo diciamo scorcio d'Italia che poi insomma è stata un'Italia felice, un'Italia che ha vissuto dei momenti magici insieme, un'Italia molto unita, un'Italia vera, quella che poi speriamo ecco, che non c'è più fondamentalmente. E quindi abbiamo fatto questo percorso insieme, è stato molto bello e grazie a questo libro ho conosciuto mio marito da un altro punto di vista, quindi sono felice di averlo fatto. Non è perché mia moglie, io mi sono innamorato non di lei ma della sua scrittura, prima che di lei. Però questo esce un titolo domani. Vabbè, è una roba da titolo, sì, lo so. Però no, io volevo ricordare solo una cosa, un'ultima cosa, e ringraziare veramente tutti per essere stati qui presenti oggi, avermi ricordato veramente tante cose, mi ha fatto davvero piacere. In questo libro, in qualche modo facciamo rivivere, sia io che mia moglie, quei personaggi che oggi non ci sono più. E mi emoziono ancora oggi a ricordare veramente dei compagni di avventura. Scirea era un ragazzo straordinario, era veramente un ragazzo . Io quando sono arrivato a Torino, pensate che ho conosciuto prima sua moglie, che poi sarebbe diventata sua moglie, la moglie Scirea, quando lui ancora non la conosceva, figuriamoci, poi l'ha conosciuta insieme a me, insomma, e siamo veramente cresciuti insieme. Era un ragazzo, ha detto un modello, no, non è retorica, quando se ne va qualcuno si pensa sempre di dire le cose un po' scontate, un po' retoriche. Lui era così, era un ragazzo veramente incredibile, in campo era di un'eleganza, di una bravura, ha fatto una carriera straordinaria, fuori dal campo un comportamento lindo sotto tutti i punti di vista. Berzot, l'abbiamo lamentato anche prima, credo che sia stato uno dei più grandi allenatori che io abbia mai visto, ma poi era un uomo di un'umanità incredibile, anche se era molto duro, perché era un uomo burbero, un uomo che non te le mandava a dire, insomma, ti diceva quello che era. Però era una persona di un'umanità, di una forza incredibile.
il professor Vecchietti, che era responsabile medico, che non c'è più, vantaggiato che era il nostro accompagnatore, poi responsabile a Coverciano per molti anni, Sandro Sebbi, ecco, tutte quelle persone che in qualche modo con questo libro abbiamo fatto rivivere, gli abbiamo ridato veramente un po' di vita. Ci prendono più, non ci prendono più. Bergomi, Gentile, è finito, campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo. Ed ecco che Juan Carlos Reddy Spagna consegna a Zoff, campione del mondo, la Coppa del Mondo.